sociale, buonasera a tutti, buonasera a tutti, questo è il primo di una serie di incontri che il Movimento 5 Stelle sta promuovendo in questo momento che ci vede presenti nella competizione elettorale. Non è il solito incontro nel quale veniamo a darvi risoluzioni ai problemi, in realtà sono i vostri problemi, ma è un incontro con il quale vi chiediamo di essere voi a fornire a noi la soluzione di problematiche che vi vedono costretti ad affrontare quotidianamente. Il movimento parte dal presupposto che è necessaria una cittadinanza attiva, quindi una collaborazione tra noi che siamo i portavoci, i vostri portavoci all'interno delle istituzioni e voi che siete in questo caso il cuore del paese. Con una serie di consultazioni fatte online, così come il movimento è abituato a fare, si è rivelato che la piccola e media impresa è il cuore di questo paese e laddove non riparta questo cuore è difficile affrontare uno sviluppo che sia concreto, che sia risolutivo delle problematiche. La piccola e media impresa è il 70% del PIL, è il 95% delle aziende italiane e dà lavoro a circa 10 milioni di persone, quindi se non riparte la piccola e media impresa l'Italia ha un problema che non si può risolvere. Noi a livello nazionale sicuramente ci batteremo per quelle che sono le problematiche relative alle tassazioni che sono ormai impossibili da affrontare, a quella della sburocratizzazione di tutte le incombenze che portano via tempo, lavoro e denaro alle industrie, e sicuramente quello che è un accesso vero al microcredito. Questo è quanto noi ci proponiamo, ma sicuramente abbiamo bisogno da parte vostra sia di una collaborazione che di indicazioni concrete affinché il nostro lavoro all'interno delle istituzioni sia significativo di un reale cambiamento. Io sono una candidata, sono un'imprenditrice fallita, ci ho provato ma non è stato possibile. Dopo un investimento iniziale ho sinceramente rinunciato perché era impossibile portare avanti in questo momento qualunque tipo di pensiero, di attività in proprio. Che accanto a me c'è un altro candidato che è, diciamo, una parte un pochino più tecnica. Io sono una parte più tecnica, un imprenditore come voi, candidato alla regione, quindi sicuramente una voce concreta, e lascio la parola. Prego. Grazie a tutti, io sono Marco Agostini, come ha detto Paola sono candidato al Consiglio regionale del Lazio, sono un piccolo imprenditore come ce ne sono altri candidati nel Consiglio e sono uno di voi e voglio come dire, mettervi a parte di quello che il Movimento 5 Stelle ha fatto per concretizzare un programma. Programma che, basandosi sulla filosofia del Movimento 5 Stelle, è un programma partecipato, frutto di 6 mesi di lavoro fatto da 200 persone su tutto il territorio laziale, sviluppato su 6 tavoli, in particolare uno su sviluppo economico ed economia. E questo tavolo di lavoro è ancora aperto. Le proposte si possono ancora fare, si possono emendare e alla fine andranno a votazione sul portale nazionale e faranno parte del programma effettivo. Quello che voglio dire, come ha già detto Paola, è che la piccola e media impresa è il cuore pulsante di questa nazione e investire ancora, come hanno fatto destra e sinistra, sulla grande impresa, che se non è stata la responsabile, comunque è stata corresponsabile della crisi economica, soprattutto le grandi istituzioni finanziarie, non è sicuramente
un'ottima soluzione per la ripresa. Quindi penso che puntando sulla piccola impresa, dove i singoli imprenditori sono i primi lavoratori dell'impresa, come molti di voi potranno confermarmi, è la soluzione più giusta. Brevemente vorrei sottolineare le proposte che fanno parte del programma attualmente in essere. Sono finanziare il già esistente fondo rotativo, razionalizzando il complesso degli interventi regionali in materia di sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese. Perché chiaramente se l'impresa manca della linfa, cioè del credito, chiaramente non riesce ad esprimere tutta la sua potenzialità. Chiaramente tutti i grandi istituti finanziari sono concentrati nel finanziamento specialmente a Roma, dei grandi gruppi, diciamo, del settore immobiliare, e che è sotto gli occhi di tutti il disastro che ha combinato negli ultimi anni. Secondo punto è ridefinire le aliquote IRAP in funzione della politica industriale regionale, privilegiando i settori più innovativi ad alto contenuto di occupazione. Le aliquote IRAP della Regione Lazio sono le più alte consentite per legge. Questo è chiaramente un problema, dato che la tassazione è arrivata a livelli insostenibili. Su questo punto vorrei dire anche un'altra cosa, che in molti altri paesi funzionano i distretti industriali, sotto gli occhi di tutti, per esempio il distretto industriale della Silicon Valley in California, che tante aziende ha fatto nascere, crescere e sviluppare. La Apple è diventata praticamente un colosso internazionale, la società con capitalizzazione di borsa più alta della storia dell'economia, e questa è una società nata appunto in questo piccolo distretto, dove appunto la ricerca, cioè l'università, gli investitori istituzionali e i singoli imprenditori hanno la possibilità di collaborare, di stare fianco a fianco per far partire le idee migliori. Google, Microsoft, tutti i colossi che ora sono colossi, ma che nell'avvio hanno avuto bisogno di finanziamenti e li hanno trovati, e hanno trovato anche le competenze per poter far nascere le loro aziende. Io penso c'era un progetto poi chiaramente completamente disatteso di far partire un distretto sulla Tiburtina, quindi qui vicino a Roma, la chiamavano all'epoca la Tiburtina Valley. Chiaramente adesso è completamente deserta, cioè ci sono pochissime attività. Ultimi due punti è promuovere la formazione professionale in simbiosi con i settori produttivi del Lazio per facilitare l'accesso al lavoro dei giovani. Ultimo punto, costruire un portale unico per le piccole e medie imprese del Lazio che supporti validamente le imprese e assicuri la massima trasparenza nell'utilizzo dei finanziamenti. Chiaramente il portale unico è garanzia di trasparenza e di legalità, che è il nostro fil rouge di tutto il programma 5 Stelle, perché solo attraverso la trasparenza e quindi un accesso alle informazioni di tutti si può garantire legalità e pari opportunità per tutti. Ultima cosa, aspettando Davide Barillari che mi ha chiamato, che stava arrivando, così anche lui ha la possibilità di presentarsi, poi avvierei un dibattito su questi temi con voi che siete attori di questa rinascita democratica di questo paese, dovete aiutarci a far rinascere questo paese, e che abbiamo pensato di avviare con il gruppo dei nazionali
e noi con regionali, dei tavoli di lavoro aperti che si svilupperanno a partire sia prima delle elezioni, ma soprattutto chiediamo la partecipazione di tutti dopo, dove parteciperanno tutti gli attori interessati, quindi coinvolti più che interessati allo sviluppo di uno snellimento di tutte le attività inerenti alla piccola e media impresa, coinvolgendo in questi tavoli di lavoro, e noi garantiremo questo, la partecipazione di tutti gli attori previsti, cioè le istituzioni da una parte, che saranno nel caso tutte le istituzioni che devono dare delle concessioni oppure delle autorizzazioni, vigili del fuoco, vigili urbani, camera di commercio, eccetera, gli imprenditori e i portavoce che dovranno portare nelle istituzioni le vostre istanze. Diciamo, questo è lo spirito del Movimento 5 Stelle, penso che vada nell'ottica della partecipazione, della condivisione del lavoro. Do la parola a Paolo. Torno nello spirito del movimento. Questo brevemente era quello che noi abbiamo individuato con consultazioni online, che potessero essere un pochino le soluzioni o quantomeno i primi approcci per risolvere il problema. Questo incontro è caratterizzato dal nostro bisogno di sentire effettivamente da parte degli imprenditori, delle piccole e medie imprese, quali sono gli ostacoli, le soluzioni che voi stessi ritenete possibili, affinché il programma, che è un programma in evoluzione, noi continuiamo a dire, noi non proponiamo la soluzione al problema, noi cerchiamo di capire, cerchiamo di affrontare. Più volte abbiamo sentito dire, ogni volta che avevamo una situazione, questo non si può fare, è un momento di crisi e le tasse vanno pagate. Allora la piccola e media impresa non chiede aiuti, la piccola e media impresa è colei che riesce a dare un aiuto a questo paese a ripartire qualora gli venga data la possibilità di farlo. Se si ha una tassazione così elevata, se si hanno delle incombenze burocratiche impossibili da superare, se non si ha un accesso a un credito per poter ricominciare a lavorare, è il cane che si morde la coda, è inutile. In funzione di questa cittadinanza attiva, chi è di voi che vuole venire qui adesso a questo palco a far parte del movimento, a portare la sua esperienza e a proporre anche agli altri in un dibattito che sia costruttivo quello che ritiene e ha vissuto sulla sua pelle come difficoltà e quello che pensa possa essere una soluzione? Questo serve a noi, serve a voi per entrare a far parte della politica. La politica non è quello che ci hanno detto fino adesso, la politica non è che dà indicazioni su come vivere la nostra vita, la politica è riapproparci, non mi è venuto più il tempo, è andato, del bene comune, della nostra possibilità di essere attori all'interno della società. Questo è lo spirito del movimento, noi abbiamo bisogno della vostra, cioè non dovete essere una platea, purtroppo il feedback di noi qui con un microfono e voi di là è obbligatorio però sinceramente noi vogliamo essere cittadini, prego, vuoi venire qui? Mi chiamo Giuseppe Romano e non ero preparato un discorso da fare. Dunque io da quasi 20 anni ho una piccola azienda. Ultimamente siamo passati dall'informatica alle energie rinnovabili e in quest'area abbiamo lavorato negli ultimi 7 anni circa. Dunque la nostra esperienza è stata di questo tipo. Fino a che abbiamo lavorato nell'informatica più che altro con aziende private, è andato tutto bene, abbiamo lavorato correttamente in maniera più tranquilla, pulita, senza tanti problemi. Nel campo delle rinnovabili, diciamo, al di là degli incentivi bassi, altro non è quello il problema, ho
capito, abbiamo toccato con mano un'altra parte dell'Italia che non avevo mai toccato in vita mia. Ho sempre lavorato nel settore privato, da privati a privati. E nel campo delle energie rinnovabili abbiamo dovuto lavorare con quelle che si chiama autorizzazione unica, con il comune, la regione, la provincia, il ministero dei beni culturali, tutto un insieme di apparati burocratici che con una sola autorizzazione, anche 20 enti diversi devono esprimere un parere, positivo o negativo. Ho scoperto che esistono due Italie proprio nettamente separate, senza nessun contatto tra di loro. Da una parte proprio l'apparato, cioè quelli che lavorano in privato, che rischiano in proprio, dipendenti privati, imprenditori o dipendenti è la stessa cosa. Diciamo, da noi tanti ragazzi, giovani ingegneri, lavoravano al massimo impegno per fare, per realizzare qualcosa, in cui credevamo tra l'altro. Dall'altra parte, province, regioni, ministeri, ho trovato un qualunquismo, lo dico chiaramente, un menefreghismo totale. Proprio sembra che il loro atteggiamento è, quando vai lì, che sei venuto a fare, perché mi fai perdere tempo? Stavo tanto bene a parlare con mia moglie o la mia fidanzata, a parlare della Roma o della Lazio. Diciamo che quello che ho scoperto è che, nonostante la legge prevede che in 30 giorni, in 6 mesi debbano rilasciare per legge certe cose, sono passati anche 2 anni, ma 2 anni significa per un'azienda avere le persone ferme oppure le persone parcheggiate per 2 anni, significa invece che 6 mesi, 2 anni, significa 4 semestri, significa che il tuo costo è 4 volte tanto e arrivi a, non so, vicino al fallimento chiaramente, perché poi non ce la fai. Allora quello che è successo alla nostra azienda è che siamo passati da 20 persone a 2. In provincia, lo dico chiaramente, di Latina erano 10-20, sono rimasti 10-20, tutti belli, tranquilli, beati. Allora credo, al di là del credito che è importante, al di là degli enti che dovrebbero aiutare a dare il credito, ma sono enti che credo che più che altro vadano al loro stipendio, a mantenere se stessi e nient'altro. Almeno questa è stata la mia impressione. Ho provato un paio di volte, come si chiama? Fiditalia, come si chiama? Confini, proprio veramente intollerabile, settimane, mesi, carte, incartamenti, per poi alla fine che è successo? Dopo l'ultima è arrivato quello della banca e dice: allora, se vuole può aprire un conto corrente presso di noi. Grazie. Francamente, grazie, ma a suo livello sono tantissime banche che me lo aprono senza problemi, mi danno pure un fido, questa era senza fido, una cosa incredibile. E quindi voglio dire, se le tasse sono alte, perché il lavoro che deve fare una persona nell'ambito della burocrazia lo fanno il 10, lo fanno il 5, lo fanno anche male il 5, allora fino a che noi dobbiamo pagare 10 persone a fare il lavoro di uno, il livello della tassazione sarà sempre elevatissimo, sarà insostenibile, non ce la faremo mai. Allora forse andrebbe fatto quello che fanno tutte le aziende, cioè nel senso dare responsabilità a chi fa un lavoro, se lo fai bene, bene, se non lo fai e lo fai male, arrivederci, grazie, torna a casa tua. Questo è il problema. Però nello Stato è impossibile, ho capito questo, è impossibile. Ti puoi lamentare, puoi fare quello che ti pare, poi alla fine restano tutti lì al loro posto. Perché parlo pure della scuola, ho 5 figli, no? Ci sono andato anch'io a scuola. Però se c'è un insegnante che lavora male, o perché sta male, o perché non gli va, o perché litiga con la moglie, non mi interessa il perché, ma se non fa bene il suo lavoro, è impossibile mandarlo a casa, è impossibile toglierlo da quel lavoro. Lui fa del male a 20 bambini l'anno per anni e anni e anni, produce dei somari perché lui è il somaro, vuole essere il somaro. Però nella scuola, così come tutto l'apparato burocratico, non è possibile mandarli a casa. Questo mi sembra, secondo me, una cavolata delle col botto. Allora lì dovrebbero unirsi i sindacati dei lavoratori, dovrebbero difendere i lavoratori. Chi non lavora dovrebbe essere difeso a oltranza, e allora dovrebbero anche i sindacati collaborare affinché chi è
bravo venga pagato pure meglio, e chi non è bravo può per colpa sua, perché non è in grado, perché c'è pure gente che, non so, Einstein ha inventato chissà che e altri non sono Einstein. Quindi vuol dire, alla radice dei problemi dell'Italia c'è anche un costo enorme dell'amministrazione. Le tasse vengono anche da quello, c'è poco da fare, parliamo sempre, abbassiamo le tasse. Ecco, abbassando le tasse come si paga questa massa di, questa montagna di persone? Non è facile, è un problema matematico. Quello che entra esce. Scusate. Grazie. Ho aggiunto troppo. Grazie. Comunque la riqualificazione e la formazione dei dipendenti della regione Lazio chiaramente è un punto fondamentale, perché la sburocratizzazione che porta a un abbassamento dei costi per l'azienda non è differente, sarà uno degli punti di forza. Adesso vorrei lasciare la parola a Davide Barillari, candidato a presidente alla regione Lazio, reduce da un scontro incontro televisivo con gli altri candidati presidente. Si dice come è andata. Buonasera a tutti. Grazie per l'applauso. Stamattina, beh, c'è stato questo confronto televisivo, prima volta con gli altri candidati presidente, e non abbiamo toccato il tema lavoro, quindi già questo è un segnale di come la discussione non tocca questo aspetto fondamentale. Quindi io ero da qui e dice ieri abbiamo toccato il discorso lavoro, perché qui c'erano gli imprenditori, è probabilmente un tema molto sentito su cui bisogna dare delle risposte e comunque ascoltare quelle che sono le esigenze anche degli imprenditori e delle imprese. Io penso che avete già presentato il nostro programma, presentato un po' le linee guida, e vi ripeto sì che il nostro scopo è quello di raccogliere idee, raccogliere competenze. Adesso noi siamo naturalmente cittadini al servizio di altri cittadini, quindi quello che faremo in regione sarà per questi anni avere il contatto diretto con tutti voi. Quindi la richiesta è quella di, noi abbiamo costruito un programma in rete in cui abbiamo già delle linee guida, abbiamo già dei settori, dei linee di intervento che faremo fino al primo giorno sul favorire, sul finanziare alcune diciamo, credito alle imprese. Però l'importante è che voi siate nei prossimi anni non al nostro fianco, ma comunque vicino a noi nel promuovere, nel portare la vostra esperienza per aiutarci proprio a fare il nostro lavoro in regione. Quindi siamo i primi che con umiltà ci mettiamo a disposizione vostra per non solo per ascoltare, ma per essere proprio i vostri tramiti in regione e fare questo lavoro al meglio di quello che possiamo. E credo che i punti chiave siano proprio la trasparenza, per cui la regione diventerà, grazie a noi o anche a quelli che con noi faranno questo discorso, perché ormai tutti fanno trasparenza, vedremo alla prova dei fatti, per cui avere la regione come canale informativo unico anche nell'accesso a quelli che sono tutti i finanziamenti sia della regione e tutti i finanziamenti possibili verso il credito alle imprese. Quindi avere un portale unico, questa è la nostra proposta, nel quale possiamo, quando ogni azienda può trovare i dettagli su quali sono i finanziamenti possibili, i bandi, i tempi, le modalità, cioè questo vuol dire mettere tutte le aziende nella stessa condizione, piccole o grandi, senza favoritismi, in grado proprio di poter partecipare e avere questa porta aperta verso la regione. E questo devo dire anche che mettendo in rete, questo lo faremo anche qui dal primo giorno, mettendo in rete tutti quelli che sono gli appalti, le fatture, i dati sulle consulenze, questo permetterà a tutti i cittadini, anche alle imprese, di vedere come la regione spende i propri soldi ed evitare che siano, come fino ad oggi è successo, che vadano milioni e milioni di euro dove non devono andare, quindi corruzioni, sprechi, favoritismi, eccetera, eccetera. Quindi la trasparenza è proprio il modo con cui noi cambieremo finalmente questa regione. E poi un altro punto fondamentale era l'assegnazione dei fondi, l'abbiamo detto, SIRIAP, esatto, il testo unico tributario, razionalizzando anche tutte le spese. Ecco, quello che vogliamo fare è anche attivare quelle che sono le start-up giovanili, per cui creando questa rete fra enti di ricerca, università, imprese e regioni, vogliamo creare un circolo virtuoso che permetterà alla regione stessa di essere promotrice
di tutte le idee innovative che arrivano dall'imprenditoria giovanile. I giovani spesso cosa fanno? Scappano all'estero perché lì tante buone idee all'estero possono venire finanziate, possono trovare un futuro. Quindi abbiamo tutti questi giovani che all'estero invece fanno funzionare queste buone idee in tutti gli effetti. Invece in Italia, nel Lazio, queste idee magari sono buone e non riusciamo a tenerle. La regione può diventare proprio l'attore principale che raccoglie proprio queste idee di imprenditoria giovanile. Tutto quello che è innovativo, pensiamo alle rinnovabili, pensiamo a tutte le nuove forme di sostenibilità ambientale su cui i giovani possono mettere veramente un forte investimento, la regione può, oltre a favorire e a sostenerle, può essere l'attore che permette, come posso dire, proprio l'avvio di queste attività. La competenza della regione e anche in questo settore possiamo essere finalmente i promotori di questo nuovo, diciamo, forma di economia. Quindi sono tante idee che penso ho letto nel nostro programma, la richiesta che è un punto di partenza a questo programma e le competenze che avete come imprenditori attraverso anni di esperienza, attraverso tutto quello che state facendo, per noi è veramente oro. E quindi grazie a voi potremo fare queste proposte e portarle in regione. Il programma, sì, lo trovate i dettagli qui fuori, è un programma che vi ripeto è stato costruito in 6 mesi di lavoro, è stato costruito in rete, è un programma che sarà aperto sempre ai contributi di tutti. Quindi questo è fondamentale per dirvi che abbiamo bisogno del vostro aiuto e grazie a voi potremo lavorare insieme, insomma noi in regione ma voi direttamente insieme a noi. Continuiamo con quello che è il nostro progetto, quindi avere le parti attive qui al tavolo a parlare con noi. C'è una persona e poi sì, facciamo vedere un attimo il signore e poi con piacere. Come preferite, che bello questo di solidarietà. Darò un tempo che saranno circa 3 minuti, solo per permettere un pochino a tutti coloro che vogliono intervenire di poter intervenire. Lasciamo la parola. Salve a tutti, il mio nome è Cristiano Mandic e mi occupo di cultura e di artigianato artistico. Rappresento una serie di artisti iscritti in Confartigianato che hanno formato un gruppo di eccellenze. Io volevo entrare un attimo nel merito perché si parla di, ovviamente, di credito, di situazioni. Io volevo entrare nel merito di quella che è proprio la nostra attività. Il gruppo si è formato all'interno con delle eccellenze artigiani, artisti più che altro che prototipizzano, creano pezzi unici che possono passare successivamente ad una fase seriale. Stiamo lavorando su questo progetto da 4 anni con la Confartigianato, non è uscito niente. Abbiamo sviluppato 35 progetti di comunicazione e 15 progetti sul territorio presentandoli alle amministrazioni, non è successo niente. Abbiamo richiesto un edificio demaniale, vi ripeto, la Confartigianato in sé, la Confartigianato Imprese Roma, raggruppa 7.500 imprese, per cui in qualche modo mi sono inserito dentro una situazione, perché da solo non conti niente, forse all'interno della confederazione cominci a contare qualcosa. Conti qualcosa soltanto se c'hai le tasche piene e le buste chiuse, e la cosa non funziona. Abbiamo sviluppato un progetto per quanto riguarda il centro espositivo, chiedendo ovviamente ad Alemanno, durante diversi interventi che ha fatto all'interno della Confartigianato, non particolare il 16 luglio del 2010 a Piazza di Pietra, che veniva presentato il Made in Rome proposto dal gruppo, e non è successo nulla. Ci avevano promesso il macello 4 a Testaccio, uno degli edifici, ci hanno promesso Zingaretti il Buon Pastore a Via di Praretta, una parte del Buon Pastore, l'antica pescheria ebraica via di San Teodoro, che tiene aperto il sabato e domenica. Noi chiedevamo che i nostri artisti potessero esporre lì dentro i 5 giorni che rimaneva chiusa, poi smantellavano e lasciavano tutto
tutto come l'avevano trovato per il mercato agroalimentare. Non è successo nulla. Adesso abbiamo presentato un programma fitto presso, diciamo così, le centrali politiche e non sta succedendo nulla. Ora il gruppo sta cercando artigianalmente di costruire balestre, fucili, lance, siamo molto bravi, no? Per cui sono anche lavorazioni del metallo, per cui se qualcuno vuole, no? Ci sono proprio, sto scherzando ovviamente, no? Ma ci sono perfetto, no, oggetti artistici, i manici vengono lavorati, intarsiati. Uno dei nostri, Carlo Meloni, vabbè, si è preso un ictus, scusate, a 72 anni e non è successo nulla. Purtroppo questo è da sottolineare, questo non è successo nulla. Infatti in tutti i programmi da destra e da sinistra, io ce l'ho qui sotto, c'ho le risposte di Zingaretti all'intervista di un giornalista, mi viene da sorridere perché dice le priorità sono tre. Per prima cosa fare pulizia, aprire una fase di rigore e sobrietà, tagliando drasticamente enti e sottoenti, consigli di amministrazione e consulenti. Ma bel programma, e devo dire, a parte averlo già scritto noi e quindi ci dovrebbe pagare il copyright, però la questione è una sola, è la credibilità. Cioè, quale credibilità ha questa classe dirigente politica che da 50 anni o come in questo caso da 20 anni sta portando avanti questa politica di spesa pubblica dissennata che fa aumentare le tasse, aggrava i cittadini e non risolve i problemi? E invece il Movimento 5 Stelle si presenta qui con la faccia di persone che lavorano, che si impegnano nel sociale e che lo fanno, come dire, non disinteressatamente ma interessatamente, perché questo paese è il nostro come il vostro, che vogliono cambiare le cose e lo fanno senza soldi, senza avere lobby dietro, senza dover rispondere a nessuno e avere così le mani libere, ma siamo gli undici ad averle, per poter veramente incidere in questo cambiamento. E io non credo che ci sia un'altra forza politica che possa avere questa credibilità. Vogliamo proseguire? Buonasera a tutti, io mi chiamo Alberto Capeccioli, non sono un imprenditore, faccio il professionista, però lavoro con le piccole e medie imprese. Dopo 25 anni di lavoro dipendente in grandi aziende multinazionali in cui mi sono occupato di finanza e di organizzazione, da 5 anni faccio il libero professionista e negli ultimi 3-4 anni appunto sono entrato in contatto con piccole e medie imprese nel campo sanitario e nel campo turistico. E mi piace molto questo approccio di chiedere il supporto, le idee. Io volevo portare un paio di idee e poi naturalmente sono a disposizione sia di chi lavorerà alla Camera sia di chi lavorerà in Regione per portarle avanti. La prima, diciamo, riguarda più il Parlamento, perché riguarda la legge sulla sicurezza del lavoro, di cui mi occupo, io faccio il consulente in questo campo. La legge è, diciamo, è dentro questo libretto che si chiama Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro. Ora, si chiama Testo Unico, ma non è affatto un testo unico, perché soltanto nelle prime 66 pagine, sono 250 pagine, ci sono più di 100 rimandi ad altre normative. Quindi, se tanto mi dà tanto, ci sono 300 rimandi ad altre normative. È una legge completamente incomprensibile, completamente ingestibile. La mia proposta è fare due cose su questa legge. Innanzitutto rifarla completamente per renderla diventare veramente un testo unico, in modo che qui si trovi tutto quello che serve. E poi mettere a disposizione delle piccole e medie imprese che sono proprio disperate con questa legge, perché se qualcuno si mette in testa di farla rispettare, chiudono tutti. E mettere a disposizione su internet magari una checklist, in modo che la piccola e media impresa dice chi è, cioè di cosa si occupa, quanti dipendenti ha,
e una serie di altre informazioni, e questa checklist, questa applicazione, gli risponde cosa deve fare e quello che succede se non lo fa in termini di sanzioni. Perché diciamo che sia che tu sei un avvocato e hai solo una segretaria, sia che sei Ilva, un'azienda petrolifera, te la devi leggere tutta, il che non ha senso. Questa è la prima proposta, quindi metto a disposizione, diciamo, appunto il mio supporto eventualmente. La seconda invece un po' più specifica riguarda un aspetto regionale, cioè la sanità. Io ho aiutato alcuni laboratori di analisi cliniche nella fase recente di accreditamento presso la regione. Anche qui sia i laboratori di analisi sia chi poi deve controllare che il laboratorio abbia requisiti hanno a che fare con una normativa praticamente ingestibile. Quello che si potrebbe fare, io ho già cominciato a fare, è fare anche qua una checklist con tutti gli adempimenti in maniera organica, quindi non raffazzonati, di andare a pescare qua e là, una checklist con tutti gli adempimenti che poi si può, una volta validata dalla regione, chiaramente, perché appunto la regione deve dire ok, questa va bene, il singolo laboratorio o comunque struttura sanitaria, perché ancora una volta qui parliamo di normative che vanno bene, che devono essere rispettate sia dal laboratorio con 4-5 persone che dall'ospedale, quindi bisognerebbe anche fare uno screening prima, dicevo, chi si deve accreditare entra in questa checklist, risponde e poi magari anche chi deve controllare fa molto prima, seguendo questa checklist. Tutto qua. Mi fa piacere parlare subito dopo questo intervento perché è legato al discorso sicurezza. Mio nome è Gianluigi Bocchetta, architetto, per mia disgrazia, è una professione che in Italia è vietata per legge. Racconto un episodio che è avvenuto proprio oggi. Io ho un amico carissimo, il quale sta facendo la sicurezza in cantiere per un'impresa piuttosto grossa, piuttosto strutturata e che ha 30 anni di esperienza, quindi non un'impresa improvvisata. Oggi hanno gettato un solaio, 200 metri quadrati di solaio, appena finito il getto, per fortuna sono andati tutti a mangiare e il solaio è crollato, perché evidentemente nel mettere i puntelli sotto eccetera c'è stato qualche errore. Ora uno dice, vabbè, ma sono scemi. Non è così. Il problema nasce dal fatto che l'impresa sta in difficoltà, tant'è che il mio amico non viene pagato, quindi sta in difficoltà perché le tasse le deve pagare, però i soldi non li piglia, né dal pubblico né dal privato, e quindi i ritmi di lavoro aumentano per cercare di fare che cosa? Finisco il lavoro, spero che mi paghino. Allora, l'operaio deve lavorare a un ritmo che naturalmente non può essere sostenuto, ma poi anche chi lavora magari pensa mentre mette il puntello, domani c'ho la bolletta della luce, come cazzo faccio a pagarla? E questo significa non lavorare in serenità, prima o poi un errore ci scappa. Ora un solaio che crolla, 200 metri quadrati di solaio, grosso modo così a spanne sono 15 tonnellate di peso. Se lì sotto c'era qualcuno e ci potevano essere 20 persone tra sotto e sopra, era una strage. Ma questa strage da chi era causata? Dall'operaio scemo, dal direttore dei lavori incompetente, era causata dalla situazione, scusate il termine tecnico che devo usare, dalla situazione di merda in cui ci troviamo. Perché questa è la realtà. Allora, se non si elimina un carico che rende poco sereni, poco tranquilli, non si lavorerà mai bene. Bisogna lavorare in serenità, questo è il punto fondamentale. Sul discorso burocrazia, dico solo due parole, faccio un piccolo esempio.
Io ho un progetto che deve passare l'esame del nulla osta paesistico. Praticamente lo devo passare tutti i progetti a Roma. Allora, il Ministero dei Beni Ambientali delega il Comune di Roma all'esame del progetto. Quindi io lo porto al Comune di Roma. Il Comune di Roma mette una firma. Uno dice, t'ho delegato, finita lì. No, bisogna mandarla al Ministero, dove giace 60 giorni, per avere un'altra firma. Dopodiché il Ministero lo manda al COPUE. Io pensavo che alla COPUE fosse soltanto l'uovo, invece no, il COPUE è il Comitato per la Qualità Edilizia e quindi deve esprimersi anche quello, terza firma. Ritorna al Comune di Roma, ci vuole la firma del direttore, quarta firma. Ma quanto cazzo di firme ci devono essere su questo documento? Cioè è follia allo stato puro. E a proposito di quello che diceva chi mi ha preceduto, dei testi unici che non sono testi unici. Non esiste in Italia un testo unico che sia tale, che sia vero. Hanno millantato il 380 del 2001 per l'edilizia come testo unico, è una cosa allucinante, si riferisce alle leggi del 1890. Ci abbiamo di tutto lì dentro. Grazie. Grazie. Ok, abbiamo ancora due interventi, poi il nostro che il tuo, no, ci sono ancora il suo e poi facciamo un breve resoconto di quanto avete portato, grazie alla presenza anche di Davide qui, che oggi non, dopo l'incontro non credevamo di trovarti di nuovo sereno e tranquillo qui con noi. Prego, se vuoi ricordarti. Anzitutto io voglio ringraziare perché a noi fa bene vedere che le persone hanno voglia di vivere la loro esperienza, ci fa bene renderci conto che effettivamente i problemi che abbiamo individuato sono quelli che vivete, che sono quelli sui quali ci impegneremo e lavoreremo insieme per trovare una soluzione. Allora, buonasera a tutti, io mi chiamo Lorenzo Foti, non sono un piccolo imprenditore, non ho mai avuto il coraggio di diventarlo, chiamando. In passato avrei potuto, ma non ho mai avuto il coraggio per tasse, eccetera. Fatto sta comunque faccio libero professionista e sono a strettissimo contatto con le piccole imprese perché lavoro nel campo dei finanziamenti europei. Detta in parole povere, aiuto le imprese a prendere finanziamenti. E rispetto a questo c'è un primo problema, ora non faccio lezioni sui finanziamenti, però ci sono parte dei finanziamenti europei che passano attraverso la Regione Lazio, attraverso le regioni, e su questo è un punto veramente critico, perché prendere questi finanziamenti non è difficilissimo. Il problema qual è però? Che mettiamo, vi faccio un esempio molto pratico, un'azienda decide di investire, decide di fare un progetto di ricerca per 100.000 euro, dall'Europa prende 70.000 euro e lei come azienda deve metterne altri 30. Allora, cosa succede? Che a causa delle lentezze nei pagamenti della regione, l'azienda di fatto si trova a dover tirar fuori tutti e 100.000 euro e poi pregare Sviluppo Lazio e la Filas, che sono rispettivamente quello che dà i finanziamenti e la finanziaria, che poi effettua i pagamenti, bisogna rincorrere queste due entità per avere i soldi indietro. Quindi immaginate che in questo periodo, oggi, c'è un'azienda che è virtuosa, che ha il coraggio di investire per diventare più competitiva e deve tirar fuori 100.000 euro invece che 30.000 euro e poi pregare per avere gli altri. Detto questo, quindi questo soprattutto per chi andrà in regione. Detto questo invece, poi volevo dirvi che ci sono tantissime opportunità a livello europeo che noi non cogliamo, noi italiani non cogliamo. Io lavoro molto a Bruxelles, eccetera, e mi trovo in continuazione con persone, aziende, eccetera, di altri paesi e non gli italiani. Questo un po' perché non c'è informazione, perché siamo abituati a pensare che si vinca perché sono amico di, ok, guardate in Europa non funziona così, e purtroppo quando si partecipa molto, ma cioè si scrivono proposte che fanno pena dal punto di vista formale, quindi veniamo bocciati. Quindi, traducendolo in proposta, quello che dovrebbe esserci un paese, un
sistema paese, come si suol dire, che aiuta le imprese, che fa informazioni su quali sono le possibilità di finanziamento e che le aiuta a prendere questi finanziamenti. Grazie. Di usufruire di questi finanziamenti, ma è vero pure che ci sono molti truffatori in questo settore, perché a me è capitato di persone che sono venute a proporre il finanziamento europeo, ma ti chiedono in anticipo talmente tanti soldi per il quale tu o sei stupido o non ti fidi. Quindi come fai ad approfittare di questi finanziamenti? Bisogna avere una infatti proprio per questo dico. Sono Mario Zanchini, sono iscritto lì come inventore hobbista. Non sono abituato a parlare in pubblico, per cui sarò molto breve. I problemi degli inventori, no? Voi sapete che innanzitutto un problema per un inventore è un'opportunità, perché anche per voi chiunque ci può vedere l'invenzione facilmente, non è una cosa così difficile. Un problema è una fortuna, c'è un problema, lo risolvi, aiuti tutti quanti. Allora, io voglio dire una cosa, c'è una tassa di brevetto, per me è anticostituzionale. Perché? Perché io le tasse sul brevetto sono d'accordo di pagare, ma se riesco finalmente a farci i soldi, se tu tutti gli anni mi aumenti la tassa, vuol dire che te ne freghi proprio, cioè vuoi proprio tagliarmi la testa. Abbi pazienza, se l'idea funziona, bene, è un bene per tutti. Se non funziona, perché mi dovete far pagare sempre di più? No, non è costituzionale. La Costituzione dice io ti aumento il reddito e ti paghi le tasse. Poi io sono hobbista. Hobbista che vuol dire? Vuol dire che per fare il salto di qualità, aprire la partita io, pagare i contributi per il mio problema. Allora, voi parlate di aiutare i giovani. Io mi sento giovane, però ho 62 anni. Allora, questo è un altro problema. Quindi come mi dico la pensione non ci penso proprio, non penso a stare capace di rendita, penso proprio a via qualcosa. Adesso ho una vanga a fulcro, se vi interessa andate a vedere sul sito, siccome essendo un'invenzione le parole chiave ce l'ho solo io, per cui voi cliccate due parole, vanga pedale o vanga a fulcro, e esce fuori sito mio. Ne devo fare 60 al mese per campare. Io su risposta lascia subito, se trovo un'impresa che lavora metto un'altra cosa, non è che sto lì e vi consiglio, non è una cosa, c'è gente come me che inventano e l'hanno nel cassetto l'invenzione. E sapete perché? Perché quando io ho inventato una cosa è come se avessi fatto una cambiale, dopo mi scambio, poi se va bene va bene, ma se non va bene devo pagare la cambiale. Grazie. Volevo dire una cosa a riguardo. Io ho realizzato fino adesso due brevetti e non è tanto la tassa di registrazione del brevetto, è quanto siano scollegati i brevetti con il mondo dell'industria e della produzione. Nel senso, non c'è una vera e propria connessione, non c'è qualcuno che li va a cercare. Io ho ricevuto lettere dalla Cecoslovacchia, dalla Francia, dalla Germania per avere i miei brevetti e dall'Italia non si riesce a capire. Anzi, noi abbiamo le tasse dei brevetti tra le più basse d'Europa. Il problema è che poi le nostre risposte sulla brevettabilità di una cosa arrivano dopo 5 anni, in Europa arrivano dopo 6 mesi. Cioè, se uno fa il brevetto europeo, dopo 6 mesi ti dicono se è valido o non è valido, in Italia arriva dopo 5 anni, dopo 5 anni l'idea è finita. È quello il problema che manca. Cioè, manca una connessione vera tra l'azienda e il mondo del brevetto. Poi lei ha perfettamente ragione che non... Sì. Buonasera a tutti, mi chiamo, però non ridete, Silvio, faccio l'imprenditore, no, Silvio Croce, sto nel settore della ristorazione per tradizione di famiglia e da mia nonna che aprì un bar nel lontano 1924 fino a mio padre e mia madre che cominciarono una gestione di una trattoria di famiglia, adesso io e mio fratello proseguiamo con la ristorazione.
la ristorazione, come almeno per quanto riguarda il mio settore, come qualcuno ha detto tempo fa, che i ristoranti sono sempre pieni, non è vero. Purtroppo non so se ci sono altri ristoratori, io stasera ho lasciato il lavoro, ho lasciato mio fratello chiaramente per poter partecipare, perché credo nel Movimento 5 Stelle, seguo il blog di Beppe Grillo dal 2006-2007, non mi ricordo da quando sono iscritto, e ho sempre seguito tutte le battaglie, la notte, gli sceneritori, eccetera, e ci credo veramente. Io da più di un anno che ho in mente un'idea per poter rilanciare un po' l'economia reale. Molto spesso sento un po' da tutti l'idea dobbiamo abbassare le tasse. Detta così sembrerebbe l'uovo di Colombo, ma non è, perché se a un impiegato, un lavoratore, gli abbassi del 2, del 5, del 10% le tasse, che è tanto, su 500 euro al mese che pagano, al 1300 euro mette, quindi 1800 lordi, gli dai 50 euro, che ce fa quello con 50 euro? Niente, 50 euro al mese non ci fai nulla. La cosa più giusta sarebbe quella di poter aumentare gli stipendi, ma aumentare in modo globale, in modo tale che tutti possano avere più risorse in tasca e possano rimettere in giro l'economia, in moto l'economia, e dare la possibilità a tutti di poter spendere, perché no, usiamo questa parola, spendere, però se si spende di più chiaramente girano più soldi, si crea più occupazione, perché aumenta il volume del lavoro per tutti i settori, qualsiasi campo, qualsiasi settore. E bisognerebbe però fare in modo che le banche cominciassero a rifare le banche, e cioè a sostenere la piccola impresa. La nostra azienda circa 2 anni fa si è vista chiamare dalla banca, perché aveva il fido che prima non ci occorreva, non usavamo questo fido, non ci serviva, il lavoro andava a gonfie vele fino a 10 anni fa. Poi man mano con l'ingresso dell'euro è cominciato a diminuire, abbiamo cominciato ad adoperare il fido. La banca, sapete cosa ha fatto? Dovete rientrare nel fido. Non avevamo disponibilità, e cosa hanno fatto? Ci hanno fatto un prestito che in 3-4 anni restituiremo, ci hanno tolto il fido. È chiaro che se anche le altre aziende hanno fatto questo tipo di discorso, è normale che la grande azienda dell'uomo politico che sta in politica accetta di far aumentare le tasse, far rientrare i prestiti della BCE a favore delle banche, purché non tocchino il suo patrimonio. Questo mi sembrava un po' logico, perché hanno fatto passare queste cose, ma le banche devono ritornare a fare le banche, cioè dare un aiuto alle piccole imprese, altrimenti non ce la facciamo andare avanti. Facendo un piccolo finanziamento di 6 mesi per una cifra globale, poi uno presenterà nelle banche di un bilancio di quanto gli occorre per aumentare uno stipendio ai propri dipendenti, ma questo deve essere fatto da tutti, da tutte le aziende, riusciremo un po' a rimuovere l'economia, altrimenti solo abbassando le tasse. Già il reddito di cittadinanza è una cosa intelligentissima, perché permette alle persone di poter sopravvivere senza dover andare a fare lavori miseri a 20, cioè io ho sentito ragazzi, persone che sono andate a cercare lavoro, gli danno 20 euro al giorno, 30 euro al giorno, ma com'è possibile pagare in nero poi? Pensare che si possano mandare avanti le aziende in questo modo, sottopagando le persone, non dico arricchendosi, perché non so nemmeno se si arricchiscono, però è veramente vergognoso dare 30 euro al giorno per 8 ore di lavoro a una persona, significa trattarli quasi da schiavi, non è impensabile una cosa del genere. Io penso, e poi soprattutto un'altra cosa riguarda gli organi preposti alle nostre attività. Molto spesso arriva il vigile, ti viene a fare il controllo, ti dice di fare alcune cose, la settimana dopo, un mese dopo arriva l'ispettore della ASL e ti dice cose letteralmente opposte a quelle che ti ha detto il vigile, o completamente diverse. Scusate, ok, grazie. Quindi poter rimediare almeno a questo, insomma, che ognuno dica una cosa sola. Grazie. Quindi questa formula è vincente, è quello che ci aspettavamo, ma siamo sinceramente entusiasti di questa cosa, cioè che quando noi chiediamo la collaborazione delle persone, dei cittadini, rispondono in massa, e questo dovremmo estenderlo come a tutte le categorie, perché solo con l'aiuto delle competenze delle varie categorie potremo fare delle leggi che servano veramente a tutti. Passerei un attimo, però vorrei far rispondere Davide questa cosa, forse vorrei dire qualcosa.
Ma sulla detassazione del lavoro, perché un impiegato, un lavoratore, un operaio a un imprenditore costa 3 volte. E questa è la cosa assurda. Tassando di meno il lavoro, forse l'operaio avrebbe più soldi in tasca. Se io do una persona... Passare il cuneo fiscale. Certo, perché se io gli do 1.000 euro, a me mi costa 3.000. Lo so, perfetto. È quella la cosa più giusta. 3.000 euro no. Siamo lì, 2.7. Ci danno il doppio, va? No, non pure il più. Insomma. Dipende poi quanto guarda. Allora, buonasera, io sono Paolo Albanesi, sono un professionista. Da 2 anni sto cercando di evolvere in società e quindi conosco tutti i bandi esistenti per accedere e farsi aiutare dallo Stato per fare il grande salto di una startup, e ce n'è è scaduto da pochissimo un bellissimo bando a fondo perduto di 75.000 euro per 3 soci, ma è scaduto, è finito. E il grande problema è un po' questa mancanza di soldi, nel senso che un qualcuno che deve rincorrere questi bandi, e il grandissimo problema è la paura che molti hanno. Io cerco soci, ma i soci sono difficilissimi da trovare, perché molti continuano a rimanere nel loro stallo di professionisti o nella loro impresa, a essere impiegati col loro piccolo lavoro in attesa di nulla, perché continueranno a essere pagati 2.000 euro al mese e vivono la loro vita tranquilli. Il grande problema è proprio questo: rincorrere i pochi soldi che le varie amministrazioni danno, perché pensate, è scaduto il 31 dicembre un bellissimo 2 milioni di euro il Comune di Roma ha dato alle zone disagiate, e quindi se uno apriva un'attività in una zona, c'erano delle strade, riceveva circa 100.000 euro su 130.000 euro di progetto, quindi bisognava dare al Comune 30.000 euro per accedere a questa opportunità. La cosa importante è dare delle risposte di soldi possibili, e lo ripeto, l'ho detto anche a Zingaretti una volta che l'ho incontrato, per ritornare a un lavoro sano bisogna ricordare la legalità in tutte le attività. La legalità è insopportabile che ci siano dei lavoratori a nero, è insopportabile che le attività vengano fatte con ignoranza in posti scandinati pur di fare le attività, cioè o professionisti che rientrano e per non aprire una struttura lavorano a casa con software pirata e riescono a fare i lavori che riusciamo a fare noi. Io ho sempre pagato tutto il software per fare la mia attività, mi sembra una cosa legittima. Ho tanti colleghi che lavorano abbassando i prezzi e è una concorrenza sleale. È molto importante in tutte le attività, dalla ristorazione alla cosa, che la legalità sia un punto preciso. Diminuiamo le leggi, semplifichiamo, ma tutti le devono rispettare, perché se non le rispettiamo continueremo ad avere una situazione di povertà infinita. Tutto qui. La farraginosità delle regole favorisce chi ha i migliori avvocati, favorisce chi sa infilarsi nelle maglie della pubblica amministrazione. Quindi la semplificazione delle regole, testimoni ci famosi, è fondamentale. Io sono un ingegnere, mi sono trovata per esempio con vigili del fuoco che non mi davano i permessi perché dicevano che le circolari interne erano premianti sulla legislazione nazionale. Questo per dei certificati di prevenzione incendi, non si può lavorare in questo modo, si rinuncia anche a lavorare con la pubblica amministrazione. Buonasera, sono Alessandro Rosoli, mi occupo di impianti GPL e metano per autotrazione, per le autovetture. In questi anni siamo stati molto supportati dagli incentivi statali, dalla legge 402. Mi sembra degli incentivi statali che ora sono terminati completamente. Allora si vede anche di piccole cose. Noi inseguiamo una legge, un adeguamento della nostra regione in confronto a altre regioni che già l'hanno fatto. La seguiamo questa legge
per quanto riguarda l'esenzione del bollo delle autovetture più ecologiche. L'insegnamo sia quando c'era Storace alla regione, sia quando c'è stato il Natazzo. Però bisogna sempre comunicare tramite con i nostri politici alla regione, sempre tramite il lobbista di turno. Quindi non si arriva mai a Dama, perché è una cosa che devi promettere mai in monti. Io questa sera sono un portavoce di 120 aziende, che ogni azienda ha 4 operai, e quindi c'è una marea di persone che sta attendendo da tempo una piccola cosa: l'esenzione del bollo per i veicoli più ecologici. E questa legge è già in discussione nella regione Lazio, nel consiglio regionale, ma non è mai arrivata a Dama. Io non uso questo termine, non siamo mai arrivati a Dama, perché poi Marrazzo ha avuto i suoi problemi, quest'altra, la Polverini, ha avuto i suoi problemi. Allora io mi rivolgo questa sera a voi per dire che noi stiamo attendendo da anni questo passo, e spero nel futuro che, come rappresentante anche di un'associazione che è l'ADUCE, spero che in futuro possiamo relazionarci con una maniera un pochettino più tranquilla con le nostre istituzioni, con i nostri rappresentanti alla regione, perché prima bisognava sempre passare tramite il lobbista di turno, e la cosa diventava una cosa incredibile. Grazie. I nostri lobbisti sono i cittadini, quindi se ti vuoi vuoi proporlo, lo proponi ai cittadini, loro ce lo dicono e noi portiamo la voce. Questi sono gli unici lobbisti che riconosciamo. Buonasera, sono Lorenzo Giuseppi, faccio l'imprenditore io proprio. Sono nel campo informatico, volevo sottolineare un paio di cose che forse a noi hanno creato un'enormità di problemi. Uno è sui pagamenti. Allora, da quando è stata richiesta la conformità col DURC, non so quanti di voi hanno avuto spiacevoli infortuni su questo, noi siamo un'azienda molto sana, tra parentesi siamo pure... Prima facevamo la battuta, speriamo che duri la crisi, perché da quando è partita la crisi noi non abbiamo fatto altro che aumentare il nostro fatturato. Adesso siamo molto preoccupati, perché è vero che continuiamo ad andare bene, ma sta morendo tutto intorno, quindi ci preoccupa quanto. Il DURC fa sì che noi non riusciamo più a pagare i nostri consulenti, perché nonostante noi riusciamo a dare a loro un supporto, molti hanno difficoltà a pagare le tasse, che molti sono consulenti, e quindi ci troviamo a non poterli più pagare. C'è chi si è inventato che ha chiuso la partita IVA, ha aperto una società, praticamente c'è una moria di aziende che chiudono nel giro di pochi mesi e poi riaprono pur di ottenere i pagamenti. In tutto questo vedo che muoiono anche la parte di tassazione, cioè di fatto stanno diventando degli evasori fiscali. Però è l'unico modo per difendersi che hanno trovato, e questo lo trovo assurdo, cioè che lo Stato arrivi a convincerti a diventare una cosa fiscale, per me è... In molti settori non c'è più il lavoro, sì, infatti, in molti settori non c'è più il lavoro. L'altra cosa è l'impossibilità di ottenere, soddisfazione anche a fronte di giudici che danno il decreto ingiuntivo, perché a fronte di un'opposizione il decreto ingiuntivo decade, quindi non capisco a cosa serva, nel senso che se un giudice dice che mi devi dei soldi e tu puoi dire no, io te li voglio dare, fine. Partiamo a quel punto con una causa standard che dura una media dei 3-5 anni, l'avvocato della controparte ci chiama e ci dice guarda, o patteggi e ti prendi la metà di quello che dovresti avere, oppure vieni a cercare da 3 anni. Se ti dice bene sono anche 5, e nel frattempo smontano tutto. Quindi a oggi, se il cliente non vuole pagare per qualsiasi motivo, non ti paga.
non c'è strada, almeno che non lo fai caramellizzare, insomma non è il nostro stile, però non c'è modo, cioè, queste sono due cose che secondo me ledono molto anche chi vuole venire a investire dall'estero, perché io personalmente se avessi saputo non avrei mai aperto un'azienda. Sono partito con il momento dell'informatica in cui andava molto forte, quindi eravamo entusiasti e pensavamo di diventare ricchi, non dico alla Bill Gates, ma ci volevamo avvicinare. Oggi so che devo sperare di riuscire a dare un futuro ai miei figli, però per il resto ricco non ci diventerò mai. Grazie. C'è qualche altro intervento? Oppure lanciamo la nostra proposta? Shock. No. Ma nessuno di questi imprenditori ha mai avuto occasione di essere avvicinato da un corruttore accaduto, cioè non si parla. Ah, e allora no, perché non si parla di corruzione, che è una delle cose fondamentali, insomma, e andrà alla regione, non ne parliamo, perché voglio dire è pieno di corrutti, specialmente le appalti pubblici. No, no. Col pubblico sempre. Beh, ma su questo si vive. La corruzione è una cosa fondamentale di questo paese, che toglie tra l'altro un bel po' di soldi. È proprio la burocrazia, la farraginosità delle leggi che permette appunto questo tipo di corruzione, perché quando non ci sono leggi certe, poche, ma che si debbono rispettare, si dà adito appunto a interpretazioni, quindi i vari funzionari o addetti che devono dare permessi, concessioni, si trovano, come si suol dire, con il coltello dalla parte del manico, che possono ricattare l'imprenditore di turno, non è capitato. Quindi noi dobbiamo portare questa semplificazione forte e poi la trasparenza. Quando sarà tutto online, quando uno potrà fare una domanda per ottenere una certa autorizzazione o accedere a un qualsiasi servizio, e lo potrà fare direttamente online in modo trasparente, sarà molto difficile che qualcuno possa chiedere qualsiasi gabella, qualsiasi tentativo di corruzione. Beh, è una cosa molto difficile da levare agli italiani, Non è una cosa proprio semplice. È la volontà. Se parte da lì l'idea che è l'unica maniera. Non è l'unica maniera, però è una cosa da combattere proprio. È una delle cose principali, la corruzione, la criminalità organizzata. Quello si sa. Un po' intrinseco con la mentalità dell'italiano, ma nel periodo elettorale, votare chi può farmi avere qualcosa. Siamo dall'altra parte, è chiaro. Buonasera, sono Antonio Di Mico. Io sono un imprenditore come consulente di management pubblico, quindi lavoriamo con la pubblica amministrazione e ci troviamo un po' di qua e un po' di là, perché un imprenditore è là come voi. Dall'altra parte però conosciamo la pubblica amministrazione, cioè Lazio, comuni, province e Stato. Guardate, ci sono degli sprechi immensi, mi riferisco alla regione Lazio, dei costi inutili. Si sono avvicinati diversi assessori, qualcuno ha provato anche a fare pure un po' di Cassese chiama carichi di lavoro, no? Hanno provato a vedere quanto tempo ci vuole per fare certi lavori e si sono accorti che il personale era 3-4 volte superiore a quello che serviva. E allora uno si potrebbe chiedere, ma come mai ci mettono tanto? Personale eccedente, eccetera. C'è uno stato di abbandono delle pubbliche amministrazioni da parte dei politici. Non sono per niente interessati a farli funzionare. E questi leggono, anzi nominano dei dirigenti che pensano più a fargli passare qualche pratica e poi neanche gli chiedono più di tanto. C'è uno stato di abbandono proprio, ma da parte un po' di tutti quanti, chi più, chi meno, eccetera. Cioè, raramente si trovano degli assessori veramente attenti, interessati, sensibili ai cittadini, che puntano cose molto semplici a far lavorare la gente, con una certa continuità.
perché poi una volta per esempio anche ai dirigenti delle strutture gli chiedono una cosa, dopo una settimana gli chiedono un'altra, cioè sono altre priorità, perché si va avanti sempre su emergenza, l'ultima cosa è quella che conta. C'è una dispersione, uno spreco incredibile. Questa è la più grossa cappella che ci abbiamo. Poi ci sono sicuramente anche i discorsi di procedure amministrative scene che si aggrovigliano pezze su pezze. Non lo so, probabilmente molti di voi saranno anche dei datori di lavoro per il personale che fa le pulizie a casa. Ecco, sapete che cosa significa fare un contratto di lavoro a una persona che ti viene per 3 ore a settimana? Io la mia, lei ha 7 persone, lei ha 7 clienti, con cui 7 copre a settimana, e c'ha 7 contratti di lavoro, 7 datori di lavoro, perché sono cose folli. Adesso hanno messo, mi sembra, dal 1 gennaio anche una tassa su una le licenze su giusta causa. No, l'hanno tolta. Però ci hanno provato. Ci hanno provato, bisogna dire. 480 euro. No, sono 1.400. No, sui 3 anni. Ah. 3x4, 3x5, 15, quella era la cifra. Ecco, però tanto tutti allarmati, cioè, per amministrare che io magari tenere 2 ore a settimana. Ecco, queste qui sono le follie di questo paese. Per cui una cosa molto importante è riportare ordine, e fondamentalmente un'altra cosa che ci porta molto a non dialogare pure tra cittadini, imprenditori e pubblica amministrazione, è che noi partiamo dalla diffidenza anziché dalla fiducia. Dobbiamo fare un clima di fiducia, di certezze, quindi non più improvvisazioni, cose estemporanee, arriva una quale che cambia continuamente, cose certe, e poi fondamentalmente un clima di fiducia, cioè dare quel senso della comunità, ecco, del collaborare il tutto con un'unità di intenti. Questa è una cosa fondamentale che per me la politica deve instaurare, non è. E con questo, ecco, questo ci deve andare pure di pari passo con le riforme amministrative spicciole, ecco, però in un clima di fiducia reciproco. Grazie. Ciao a tutti, io sono Luisa De Corti, ho 34 anni, tra un anno non sarò più giovane abbastanza per poter creare un'impresa con il finanziamento, sì, no, non è vero così, perché ho provato a avere delle idee creative, mi sono formata all'estero ma anche in Italia, anche con corsi della Regione Lazio, proprio fatti apposta per l'imprenditoria femminile, però prima di forma e poi ti abbandonano, perché poi non c'è lavoro studio, soltanto ci sono stagi gratuiti, collaborazioni fittizie, lavori in nero, non sono più disposta a lavorare, non voglio più lavorare in nero, così non mi sta bene, è una sfida forse la mia, tanti si adeguano, a me questo atteggiamento non mi piace. Per creare impresa servono soldi, per prendere questi soldi ci vogliono appunto finanziamenti, per avere il finanziamento ti chiedono sì, però allora ti serve un stipendio, uno stipendio, sono un lavoro, chiaramente uno stipendio, anche il filo. Sì, anche il filo, ecco, perché devo fare? Devo impegnare la casa di genti ecologici, non mi pare il caso di poter, non ce la sento di darmi in questo modo. E poi c'è un altro punto, anche se ti rivolgi a una banca, anche lì non è che ti danno, non hai nessun tipo di credenziale, no? Allora chiedi soldi a parenti, amici. È un sistema che non può funzionare così. Il punto è anche per realtà dei questi finanziamenti, serve come prima regola di base avere un laboratorio. Io mi occupo di design del gioiello, faccio artigianato artistico, micromosaico. Mi servirebbe un laboratorio dove poter aprire le mie attività. Però appunto, se nel finanziamento ti chiedono già di avere un laboratorio, come funziona?
io lo voglio ottenere e invece devo già averlo, è una contraddizione in termini. Anche gli affitti alti che troverete. Anche l'affitto non me lo posso permettere. E quindi allora provo a consociarmi con altre persone, ma nessuno ha fiducia di riuscire a... Abbiamo tutti idee che tanto vuol dire no. E quindi in 3 anni si fallisce, no? E quindi che senso hai neanche iniziare a provarci? Allora dico, vabbè, prendo dall'estero. E invece la sfida è che voglio provare a fare qualcosa qui. Allora ho pensato, forse bisogna cominciare a fare delle cose, se scambiarsi il lavoro, non so, scambiarsi, barattarsi il lavoro, io ti faccio un gioiello e tu in cambio mi aggiusti l'auto, non lo so. Un baracco. Un baracco del lavoro, sì. Forse delle creare delle forme di collaborazione. Io non ho modo di essere assunta in un laboratorio o lavorare, benissimo, faccio, ti aiuto nel tuo lavoro nel laboratorio e in cambio appunto ti offro una parte del mio lavoro gratuitamente. Ci potrebbe riuscire a fare una collaborazione, io non lo so, so che c'è bisogno di un cambio di mentalità perché così come siamo messi adesso io non lo so, tra un anno non sono più giovane appunto, l'impresa femminile neanche si riesce a ottenere, perché anche lì bisogna comunque consociarsi con altre persone, io solo come la sento e quindi mi sento che sono un fallimento, poi non credo di essere tanto male a lavorare, eppure praticamente non ho possibilità e quindi non vedo un futuro. Posso dire una cosa a riguardo? Io sono contrario agli aiuti alle piccole imprese, alle nuove imprese che vengono create all'inizio con soldi o con finanziamenti di un certo tipo. Quello che serve ai giovani che devono creare imprese sono degli incubatori di imprese con delle strutture create e riutilizzate dallo Stato, che hanno magazzini, palazzi vuoti o cose del genere, e dovrebbero dare queste cose ai giovani che vogliono mettere su impresa, pagandogli un affitto, pagandogli le bollette della luce o un'eventuale connessione a internet o telefono, e sono quello del quale hanno bisogno all'inizio, cioè un posto dove stare senza essere angosciati di arrivare a fine mese senza poter pagare quello. Degli incubatori imprese, ma fatto con un aiuto solido e vero, tra l'altro tra di loro potrebbero creare un circuito, un network di imprese che una serve l'altra e quindi farsi anche un pacchetto di clienti dall'inizio. E questo che secondo me funziona più di tutti. Questo... Ma scusa se intervengo, concordo con lui, perché quello che ho scoperto negli anni, tutti quelli che sono finanziamenti a fondo perduto, come dice la stessa, sono proprio perduti, non sono mai nel 90% vengono proprio bruciati. Casomai prestare dei soldi a un tasso di interesse basso quello può essere una cosa corretta, che chi li prende deve restituirlo nel punto di rotazione, oppure per chi vuole iniziare che gli si offra la possibilità di avere un posto dove lavorare con luce elettrica e quant'altro. C'era questa iniziativa, proprio io mi riferivo a questa all'inizio, perché sulla Tiburtina erano nate degli incubatori di imprese. Sì, però sono straspecializzati per altissima tecnologia o cose. Ma non solo, erano degli stabili che venivano messi a disposizione per altri giorni. Erano soltanto a basso costo, c'erano anche offerte a noi. Solo a basso costo? Solo a basso costo. Però c'erano i servizi, c'era la banda larga, però no. Ecco, quindi cioè, era una brillante iniziativa mai realizzata, quindi. Cioè se fosse stata realizzata sarebbe stata. Hanno fatto una cattedrale nel deserto. Attualmente se ci vai sono 5 imprese, una la conosce molto, non so due, e che sono servite malissimo. C'è un tra l'altro una non è quella che aveva creato quel personaggio dei cartoni animati famoso, azienda italiana, Gino Straffi. Gino Straffi, le Marche. Buonasera, io mi chiamo Augusto Merletti, sono un vecchio militante del Movimento 5 Stelle e sono un imprenditore, anche se relativamente recente, perché ho avuto anche una storia dentro la pubblica amministrazione, quindi conosco un pochino tutte e due le posizioni. E innanzitutto è un grande piacere per me che sto qua dentro dal 2005 a vedere degli imprenditori qui a discutere di queste cose, è confortante, è una soddisfazione
che questo movimento abbia dichiarato l'imprenditore l'eroe di quest'anno, ma è importante che le persone che si riconoscono in questo continuino a partecipare ai lavori di questo movimento, perché c'è moltissimo da fare. Una osservazione che vorrei dare, un contributo che vorrei dare alla serata, è che obiettivamente noi ormai ci troviamo in una situazione di degrado della nostra struttura produttiva assolutamente totale. La politica per moltissimi anni ha cercato di rendere la pubblica amministrazione un bacino di voti e un sistema improduttivo, perché le persone passassero attraverso il politico e non attraverso la pubblica amministrazione per avere qualche cosa dallo Stato. Quindi oggi noi abbiamo la pubblica amministrazione che praticamente ha perso completamente il senso del lavoro. Ci sono persone stimabilissime, io sono stato un dipendente dello Stato, quindi non voglio parlare male di tutti, però ormai dentro la pubblica amministrazione non si lavora più. Dentro le imprese, soprattutto le piccole imprese, si lavora come negri. In realtà quando ci parliamo non ci capiremo mai. E credo che sarebbe fondamentale, vorrei dare in questo un contributo positivo al programma, che alcune somme di denaro debbano passare dalla pubblica amministrazione, dallo Stato, dalla Regione, alla attività in modo automatico. Cioè non sarà mai possibile, sarà uno sforzo enorme pensare che si possa riefficientare in tempi brevi la pubblica amministrazione. Ci vorranno 20 anni di lavoro. L'unica maniera è togliere la corruzione, togliere le clientele attraverso sistemi assolutamente automatici. Se io so che investendo in quel settore pago il 3% in meno di tasse, io so che lì automaticamente quella cosa mi viene in modo diretto. Se invece devo passare attraverso una domanda, attraverso un ente e così via, solo le carte che devo produrre per andare a fare una pratica, io vedo lì il tecnico dei fondi europei, ho fatto delle domande, io sto realizzando la prima casa a consumo zero in tutta Roma, ho fatto delle domande a Sviluppo Lazio per avere questa cosa. Ah, peccato, ha sbagliato la categoria e doveva fare la domanda di qua, e tu intanto gli porti un vagone di carte così per sapere che dovevi fare la domanda B invece della Z. Non è possibile, diventi pazzo, cioè o vivi di quello o non ci riesci. Bisogna trovare metodi automatici di passaggio del denaro. Io devo sapere che se faccio questa cosa automaticamente ne ho un certo tipo di vantaggio. Se si fanno cose di questo genere si elimina tutto il percorso. Infine un'ultima cosa sui incubatori. Gli incubatori sono una legge di Bersani, quando Bersani era ministro. Ce n'è stato anche uno, per esempio la Garbatella, fatto dal comune per imprese nel settore dell'energia. Muoiono perché anche lì passi attraverso la clientela politica. Cioè se tu vuoi entrare in un incubatore, io sono stato un socio di una cooperativa nel settore dell'energia, vivi 2 anni, ci davano gli uffici gratis, abbiamo avuto un certo numero di agevolazioni non banali, è anche un posto estremamente accogliente, però è tutta una situazione talmente incancrenita che tu devi per forza poi passare attraverso il settore pubblico, e purtroppo il settore pubblico oggi è completamente marcio, oltre che non essere un pessimo pagatore. Dobbiamo trovare forme di automatismo, è l'unica maniera per smontare la macchina. Grazie. Io volevo dire due cose. I racconti come quelli di Luisa mettono veramente i brividi, perché è vero, io vivo non per quanto riguarda le piccole e medie imprese, ma nel settore delle libere professioni, no? Perché io sono laureata in giurisprudenza, ho fatto il tirocinio, ovviamente non retribuito, dico che devi avere esperienza, ma sì, ma la devo fare, è sempre una contraddizione. Però arrivo al nocciolo della questione. Io penso che sono tre le cose fondamentali. Il Movimento 5 Stelle non siamo la soluzione, siamo tutti noi la soluzione. Sono tre le cose fondamentali. La trasparenza, che sta a monte di tutto, perché se io vedo come, dove, da chi vengono presi, investiti i soldi, posso disincentivare diciamo, le persone che vogliono utilizzarli per cose sommerse, mettiamola così,
E trasparenza anche nel senso di pubblicazione e di aiuto alle piccole e medie imprese, anche per avviarla una piccola e media impresa. Io sono rimasta colpita dal signore che ha detto: io non ho una piccola e media impresa perché non ho avuto il coraggio. Ecco, le piccole e medie imprese che dovrebbero essere la spina dorsale del nostro paese, in un paese così, insomma, con tante risorse, è veramente un peccato. E invece su, e per questo vi invito a leggere poi il nostro programma che scriverà magari in breve Davide per quanto riguarda le proposte sulle PMI. E un'altra cosa, invece, per quanto riguarda i brevetti e le innovazioni, qui abbiamo la fuga dei cervelli, dobbiamo pensare a come farli rientrare. No, dobbiamo prevenire. E la ricetta è sempre la stessa: tagliare i costi della politica e investire quei soldi nei settori che ne hanno bisogno. Passo la parola a Davide. Come diceva Davide, delle idee e poi della vostra onestà. Vi racconto un episodio che è successo proprio a me e Davide lunedì, quando siamo andati a partecipare agli Stati Generali dell'Innovazione, perché sapete che una delle nostre stelle è quella della connettività. Ci crediamo talmente tanto che noi abbiamo costruito questo progetto politico in rete, ecco perché i nostri gusti sono risibili. Alla fine della serata eravamo rimasti circa 30 persone, di queste 30 noi eravamo 5 del Movimento 5 Stelle, gli altri 25 gli stakeholder degli Stati Generali, e si è alzato candidamente uno di voi, un imprenditore dell'informatica, della Information Technology, che ci raccontava che lui avrebbe voluto fare una ricevuta al partito politico che gli aveva commissionato un lavoro, ma che era costretto a prendere in contatti con l'autore di banconote, e lui diceva: no, ma guarda, io voglio fare la ricevuta anche perché mi fa curriculum, sarei contento perché ho lavorato col partito X. E quello gli rispondeva del partito: ma no, guarda, meglio così, è meglio per te, è meglio per noi. E quello insisteva perché voleva essere onesto, no? Ma no, guarda, io mi fa curriculum, vedi? E poi se c'era uno accanto che faceva così. Ecco, se non ci aiutate, se non ci aiutiamo, continuerà così. L'ultima cosa la dico, perché in questa stessa sala abbiamo fatto una riunione, e volevo parlare con il signore, con il Free Fotovoltaico, un gruppo di 20 aziende molto forti qui in Italia che si occupa di energie alternative, ed è venuto uno dei consulenti di Jeremy Rifkin, che è una persona che molto spesso è ospitata sul sito di Grillo, che ci raccontava che per fare un impianto fotovoltaico, comunque di rigenerazione, ci vogliono circa 120 adempimenti normativi in Italia, e ci vogliono dai 6 ai 9 mesi per poter ottenere questo. Se voi siete disposti a continuare così, sapete chi votare, no? Stanno lì, stanno già pronti. Se però decidete di partecipare attivamente a questa rivoluzione, come diceva Paola, dovete aiutarci, ma non solo come segno, cioè dovete venire, dedicare 2 ore del vostro tempo, andate ai vostri municipi, noi stiamo preparando ovviamente anche la campagna per il comune, andate, raccontate le vostre storie, date le vostre idee, ma partecipate attivamente, perché senza di voi noi non esistiamo proprio. E non parlo dell'esistenza del segno sul singolo. Quindi venite, andate sul sito roma5stelle.org o su lazio5stelle.it o sul sito di Grillo e cercate la lista, ma venite, oltre a questo incontro conoscitivo di questa sera, venite a tentarci seriamente, veramente. Diventiamo una cosa sola, perché più siamo e più avranno paura della nostra voglia di onestà, di integrità morale e di legalità. Grazie. Anche nel nostro mondo. Esatto, è proprio per questo. Lo faccio, dal mio ristorante lo faccio, ci metto la faccia, poi non verranno più, non lo so chi se ne frega. Evidentemente non so persona essa. Per questo vogliamo, nel solco di quello che diceva Claudio, democratizzare la democrazia e quindi avviare questo processo di partecipazione, lanciare oggi questi gruppi di lavoro. Quindi chi di voi è disposto a collaborare con noi, a dare il suo contributo fattivo, a fare delle proposte nel campo delle piccole e medie imprese, venga qui, ci dia il suo nome, la sua disponibilità ad incontrarci per creare questi gruppi tematici, e noi, sia a livello di consiglio regionale che a livello nazionale, il nostro impegno sarà quello di far partecipare, una volta nelle istituzioni, a questi gruppi di lavoro quelle persone che nelle istituzioni dovranno, come dire,
aiutarci a veicolare queste proposte, cioè farli partecipare, no, non proprio a veicolare, ma aiutarci a predisporle, cioè tutti gli attori coinvolti. Se dobbiamo semplificare la burocrazia in merito ad una richiesta per un'autorizzazione, faremo partecipare tutti quelli coinvolti nel processo autorizzativo, vigili urbani, testo unico sulla sicurezza del lavoro e quindi gli operatori che devono dare il benestare e le varie istituzioni coinvolte, banche, assicurazioni nel caso in cui si richieda un finanziamento, Cofidi, eccetera eccetera. Quindi l'impegno da parte vostra sarà quello di dare i contributi per analizzare il processo e il nostro impegno, una volta entrare nelle istituzioni, quindi di trovare il modo, obbligandoli anche in malo modo, di farli partecipare in questo processo. Ok? Grazie a tutti. Quello che vi volevo dire è che il vero voto utile, come dico, non è quello di votare loro per farli governare o meno, ma è quello che riporta i cittadini al governo delle istituzioni. E quindi votate il Movimento 5 Stelle. Possiamo sentire, mi interessa quella cosa lì. Sì, sì. Ti posso contattare? Sì, 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 ti dico. Mi dai una mail? Sì, sì. Hai una penna? No, erano per il cavo qui per lì. Ah, attenzione. Scusi, attenzione, attenzione, che è il cavo. C'è la telecamera, che è. Sì. No, vabbè, la togliamo, la togliamo. Aspetta, che no, adesso non serve non più, grazie. Grazie lo stesso. Tolgo. Posso fare i complimenti? Tanto scriviamo sopra il gruppo in studio.